in via Chiapa, Buffalora A2A intende installare un impianto di trattamento dei fumi dell'inceneritore, cioè i residui che rimangono nei filtri dell'inceneritore. Non sappiamo tecnologicamente di cosa si tratta, anche perché l'abbiamo scoperto da poco e non abbiamo approfondito il progetto. È un impianto sperimentale, che buono o cattivo sia non lo sappiamo, però abbiamo due dati certi. Primo, viene fatto per l'ennesima volta zona San Polo Buffalora, e quindi una zona che ormai è stata classificata, secondo la mentalità dei nostri amministratori, non solo i nuovi ma anche i vecchi, come una zona degradata, e come tale ci possiamo permettere di mettere tutto quello che può inquinare o può far danno. Secondo, le modalità. Nel momento in cui una valutazione di impatto ambientale, con la possibilità che i cittadini presentino delle osservazioni, viene fatta il 25 luglio, con scadenza primi di settembre, sono 45 giorni, quindi in pieno periodo agostano, ci fa sicuramente sospettare che il progetto non sarà sicuramente facile da digerire per i cittadini, perché altrimenti non avrebbero scelto questo periodo, ma avrebbero scelto un periodo in cui coinvolgere i cittadini e anzi prenderne un consenso il più possibile allargato se il progetto era buono. Ma in realtà evidentemente non è così. E questo l'amministrazione comunale per l'ennesima volta latita. L'amministrazione comunale è al corrente di questo progetto già da un po' di tempo, anche perché, come leggete sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, il progetto è visionabile in quanto depositato all'ufficio ambiente del comune di Brescia. La gente è molto preoccupata, abbiamo dei grossi problemi, ricordo tanto per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti, le puzze dei bitumifici che ci ammorbano nell'estate, questo nuovo impianto sperimentale che l'A2A vuole collocare a Buffalora. Ecco, di questo impianto non siamo ovviamente contrari al 100%. E questo non per egoismo, ma perché siamo già pieni di criticità dalle discariche, dall'autostrada, dalla tangenziale, rifiuti tossici, radioattività, chi più ne ha più ne metta, diciamo vogliamo basta, vogliamo che la zona venga bonificata, non si aggiunga più nulla, ma anzi si tolga e si avvii quello che è il Parco delle Cave, che oltretutto sta muovendo i primi passi, quindi siamo anche, come dire, fiduciosi. Certo, non bisogna aggiungere Certo. criticità, come questa ultima novità della 2A, questo impianto di sperimentazione sulle ceneri dell'inceneritore. Sono nata a Buffalora e ci vivo tuttora. La mia rabbia è incontenibile, perché ricordando com'era allora e com'è adesso, è ben diverso. Adesso è un deserto. Di piante non ne abbiamo più. Che campagna è? Tutto deserto, tutto è a buche. Non c'è più nulla per noi di verde. Noi facciamo una passeggiata e vediamo al mattino quante persone passeggiano in questo anello di 5 km. Non c'è una pianta. Io quello che ho detto tante volte anche al nostro sindaco, di venire personalmente, di fare questi 5 km di percorso al mattino e di dire veramente avete ragione, ma se non ci vengono a vedere dove abitiamo, come possiamo fare il nostro percorso nel verde che non c'è, e in tutte queste schifezze, allora ci può far vedere veramente un sindaco e dire no, basta. Cosa dobbiamo, a chi dobbiamo rivolgerci più? Dobbiamo chiedere al ministro Clini? Ben venga il ministro Clini, chiameremo anche lui per vedere la nostra zona com'è. E chi dà queste concessioni? Noi vogliamo un confronto al tavolo delle persone che concedono questi disagi. Alla popolazione, siamo 2.800 persone, non siamo una piccola comunità. Quindi il respiro noi ce lo negano. Più di così cosa dobbiamo dire? Ma la mia rabbia è incontenibile perché capendo che si va sempre oltre, 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 io non voglio vendere casa mia per andare altrove. Tutta più non la venderesti più, perché più nessuno acquisterebbe casa lì. E quindi noi come siamo messi? Non riusciamo a dire c'è questo veleno, cerchiamo di tappare che ce n'è un altro che ne danno in concessione. No, adesso è ora di dire basta. Il signor sindaco ci deve venire proprio a vedere a Buffalora com'è. Non sulla carta, non sulla carta, proprio a vedere in strada com'è il percorso, dove viviamo noi.
Ecco, non ci ha colto, come dire, impreparati, e siamo determinati a, come dire, a non lasciare cadere la palla in terra. A tal proposito chiediamo, siccome l'amministrazione, il sindaco, si era impegnato a realizzare, a sottoscrivere un documento in cui sottoscriveva il nostro progetto di Parco delle Cave per 4/5, ecco, chiediamo che il sindaco si impegni per fermare questo nuovo aberrante progetto della 2A. Ecco, chiediamo solo di essere trattati come tutti gli altri cittadini, né di più né di meno. C'è da dire che 45 giorni sono un tempo strettissimo che ci impegnerà tantissimo. Ecco, è un limite di tempo che lascia poco spazio ai cittadini, alle comunità, alle associazioni di reagire a queste nuove idee che arrivano chissà da dove, ecco, calate dall'alto. Ecco, è il solito discorso, sono tutti progetti che vengono calati dall'alto e alla gente, alla comunità, alla popolazione viene sempre trascurata e non viene mai chiesto un parere. Adesso di iniziative ne abbiamo già fatte a Iosa, manifestazioni di tutti i generi, esposti alle autorità, ricorsi, avvocati e via dicendo. Noi ci aspettiamo che da parte degli enti pubblici, in particolare dell'amministrazione comunale, un'attenzione come dire, adeguata ai problemi della zona. Chiediamo di essere ascoltati, chiediamo che chi deve decidere venga sul luogo a vedere che cosa c'è, perché abbiamo il timore che chi decide dice sì, questa discarica la facciamo, questo impianto lo autorizziamo, in realtà non sa bene cosa già c'è, i problemi che già ci sono. Devono venire sul posto, gli mostriamo che cosa c'è che non va, ma gli mostriamo anche che cosa c'è che va, e che va sono le cave in via di, come dire, di fine scavazione, che devono essere bonificate, rinaturalizzate. Bisogna fare sto parco delle cave, tutti lo aspettano, tutti lo vogliono, non solo il quartiere di San Polo e di Buffalora, come se fosse un privilegio nostro. La città Brescia è una città inquinata, non lo diciamo noi, ormai si sa. Il parco delle cave sarebbe, come dire, un polmone verde che questa città si merita.